iniziamo già con una penalizzazione che sarà dai 2-3 punti, poi bisogna vedere quello del calcio scommesse, speriamo che siano pochi, comunque partiamo con un handicap, speriamo di recuperare più in fretta possibile, prima possibile. Ma mancano in difesa, a sinistra, manca il terzino sinistro, anche un'alternativa, qualcosa a centrocampo e poi qua qualche esterno in attacco d'alternativa. Lei che cosa si aspetta dal campionato del Bari? Mi aspetto di valorizzare dei ragazzi di proprietà poi del Bari e poi di far meglio sotto l'aspetto del gioco, soprattutto in casa. L'anno scorso fuori casa ci siamo espressi anche bene sul piano del gioco e dei risultati, meno in casa, speriamo di lavoriamo per migliorare. Una nuova scommessa quest'anno? No. Sì, è una grande scommessa per me e per tanti ragazzi, però abbiamo fame e voglia di far bene.